Allora, eccomi qua ad aprire questo concerto inaugurale della quinta edizione del concorso internazionale di musica antica Premio Selifa, le cui fasi, proprio come concorso, sono già cominciate nel pomeriggio in una struttura meravigliosa che ha raccolto unanimità di entusiastici consensi da parte dei concorrenti, da parte della commissione artistica, e sarebbe il complesso dei santi Tommaso e Barnaba, che ci sta letteralmente offrendo un nostro grande amico che si chiama Giovanni Petrelli, è il priore della confraternita dei Sacconi. Ma non è facile per me aprire questa serata musicalmente incantevole, perché vede protagonista un amico di Selifa, un amico del concorso da sempre, insieme ad altre persone. Davanti a me Antonio Pro, Maria Antonietta Cignitti, Daniele Bernardini sono stati quelli che hanno curato la nascita, il parto di questo concorso nato nel 2013 con grandi ambizioni. Era il momento nel quale noi dovevamo aiutare San Ginesio a salire in alto, a salire in alto, a salire in alto, a proiettare San Ginesio verso quei programmi, verso quegli obiettivi che la sua natura, la sua storia, la sua cultura pretendevano. E per 3 anni è stato un concorso dal successo incredibile, con grande frequenza di gruppi di ogni nazione. Mi pare che fossimo arrivati a 25-26 nazioni, 120 concorrenti. Poi il drammatico terremoto del 24 agosto ha bloccato tutto. Ha bloccato la vita di San Ginesio, ha bloccato il concorso, che interrotto nel 2016, lo dico per gli amici che non conoscono il retroscena di questo evento, l'abbiamo ripreso per i capelli nel 2017 come quarta edizione, ma adesso non posso entrare nei particolari, ma veramente nei capelli, e siamo riusciti a salvarlo. Ma le condizioni di San Ginesio sono, se vogliamo, peggiorate, perché un paese, dopo tutto quello che ha avuto, non vede un centimetro di ricostruzione. Vedi casa mia. Io purtroppo sono fuori di casa e chissà per quanti anni. È evidente che una comunità, un territorio, una città così profondamente ferita difficilmente trova lo slancio per riprendere il vecchio percorso. San Ginesio era diventato uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione. Questi sono appellativi prestigiosi non regalati politicamente. Ma non volevo parlare per lasciare spazio alla musica, ma non posso non citare queste cose per non dire con quante difficoltà cerchiamo di tenere in vita questa creatura, questo concorso internazionale che tanto successo aveva avuto all'inizio. Purtroppo però la situazione di San Ginesio ci sta rendendo la vita, se non impossibile, quasi, come associazione. E quest'anno siamo riusciti, grazie a degli straordinari amici, che sono i membri della commissione artistica, e tra questi naturalmente c'è Davide Gualtieri, protagonista della serata di questa sera, insieme a un suo collega che ringrazio fin da adesso, il maestro Anton Girolami. Ma ringrazio naturalmente anche i concorrenti che, venendo anche da lontano, abbiamo una sorta di sintesi di internazionalità. C'è un concorrente che ha origini greche, un'altra che ha origini messicane ma vive in Irlanda, poi c'è una spagnola che viene da Madrid, poi c'è un tedesco. L'internazionalità c'è. Ma che cosa manca? Mancano le condizioni. E allora l'ultima di queste cose che sono capitate in questo strano paese è che in contemporanea, e lo devo dire perché non lo dovete sapere tutti, in contemporanea con questo straordinario evento musicale
che è il concerto inaugurale di un concorso che stiamo facendo, Vita, Morte e Miracoli, per tenere a galla. L'anno scorso tenuto per i capelli, quest'anno con la respirazione bocca a bocca, ma certo che è difficile tenerlo a galla. Ma San Ginesio ha scoperto che bisognava incontrarsi come comunità ginesina con l'amministrazione comunale, perché il vero problema di San Ginesio non è il concorso di musica antica. Il vero problema di San Ginesio non sono le case private che non vengono ricostruite, gli edifici pubblici, chiese, tutto fermo, da due anni. I genovesi, beati loro, si lamentano perché stanno da un mese fuori casa. E dei marchigiani non si parla più, di me non si parla più. Però i genovesi hanno motivo per stare ancora in televisione. Ma state tranquilli che la prossima disgrazia nazionale, Genova sarà messa da parte, come è stata messa da parte San Ginesio, le Marche, l'Abruzzo, Lazio e l'Umbria. Allora, questa sera c'è una assemblea pubblica, cittadina, dove tutti i sanginesi, tutti, levate pochi amici che hanno preferito magari stasera venire ad ascoltare un po' di musica, e devono andare, perché? Perché il futuro di San Ginesio si decide lì, là. Dietro di voi c'è il futuro di San Ginesio, il polo scolastico. Se riusciranno a tenerlo intatto qui, sono 26 miliardi, non bruscolini, per tenere, rimettere due licei, il professionale, le elementari, la scuola materna, con mensa, eccetera, una palestra straordinaria, un auditorium. Ecco il nostro auditorium, finito. Quello che avevamo prima non c'è più. Allora stasera si scontrano i cittadini di San Ginesio con l'amministrazione nel tentativo di fare tutti blocco comune contro nemici da Ancona, contro le strutture che non vogliono che si faccia qua. Lo dico per quelli di fuori, a metà maggio è stata inaugurata la prima pietra di questo edificio. Primo 15 maggio, polo scolastico di 26 miliardi. Inaugurazione, i bambini che hanno cantato Fratelli d'Italia, i palloncini, la banda, le autorità. Poi hanno scoperto per caso che non si poteva costruire lì. Un progetto passato attraverso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, redatto dall'ingegnere capo di tutti gli ingegneri che costruiscono scuole per il cratere, il sovrintendente scolastico di Ancona ha scoperto o l'ha fatto sapere l'11 di giugno che non si poteva costruire qua. L'impresa aveva preso già l'appalto, eccetera. Allora è chiaro che questo comitato, che fino ad oggi è stato zitto, come si fa in Italia, no? Non buttiamo benzina sul fuoco, zitti zitti, hanno capito che se non si sbrigano. Allora stasera tutto San Ginesio sta su, però ne siete tanti. E tra queste persone vedo un vecchio amico di tanti anni fa, Tonino Tesei, con cui lavorai i primi anni che stavo nella Corale Buonaggiunta, un altro caro amico dell'Istituto Vaccai di Sorrentino, col quale siamo entrati in collaborazione. E poi vedo due amici che vengono da Capodistria, sono cari amici, Sandro e la sua signora, che sono venuti stasera. E quindi, scusate quelli che non saluto, che magari adesso, ma soprattutto saluto e ringrazio i concorrenti, saluto e ringrazio, e sto zitto veramente, ma mi lascio prendere dall'entusiasmo, dalla rabbia che c'ho dentro. Saluto e ringrazio soprattutto i cari amici che ci permettono di mantenere in vita questa nostra creatura, sperando che abbia ancora qualche anno, ma soprattutto, e li invito ad entrare, i cari amici Davide Gualtieri e maestro Anton Girolami. A voi la scena. Antonio, e qui, e nella città dell'Aquila,
vista ci siamo persi per tanti e tanti anni. Neppure tra gli amici scambiamo le notizie. 10 anni sono trascorsi da quella notte oscura in cui la mia città tremò per la paura. Daniela non c'è più, perché si è fatta scudo, i fiori suoi al cuore, acinto nel dolore. Il mio pensiero torna all'epoca felice, a quei sorrisi tenui, cantati senza posa, a quella filastrocca che canta piocca piocca, ricordo di una mamma composta a Nina Nanna. E c'è questa immagine della madre che abbraccia i suoi figli nell'estremo atto di proteggerli. Qui invece, nella prima parte del foglio, vedete quest'altro testo. Amare la terra, crudele se trema, eppure fu madre a chi la abitò. Tutta la performance di questa sera è basata su questa dicotomia. La madre terra che trema e seppellisce i suoi figli, e questa immagine umana invece, di donna che abbraccia i suoi figli durante il terremoto cercando di proteggerli. Vi lascio questo per meditare, dove la grandezza dell'uomo, della donna, in questo caso, sicuramente batte la durezza della natura.
Thank you.
l'emergenza, la coscienza del respiro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sì, spero che vi rimanga questo accostamento. Una madre che protegge i suoi figli e la terra che inghiotta l'umanità. La natura è fera, è crudele. E del resto il terremoto è la metafora della morte. Quello che vince è l'amore. L'amore di questa madre che supera ogni pensiero. A meno che la metafora non sia ancora più simbolica. E allora la morte, cominciamo da qui. Questa madre cerca un disperato tentativo di conservare vita, però la morte comunque c'è. Perché forse questo è un altro pensiero che vi lascio, la vita ha qualche cosa di doveroso e questa madre sente il dovere di salvaguardare la vita, di tenere in vita quanto più possibile questi figli. Però la morte è un fatto proprio naturale, di quella natura che comunque è madre, in un certo senso assorbe, scioglie e porta in un'altra dimensione. Allora guardate, noi che facciamo questo tipo di lavoro sicuramente sviluppiamo una sensibilità particolare, in particolare chi fa l'improvvisazione così. Pensate che io e Giampaolo non facciamo più la musica insieme perlomeno da 18 anni, ci siamo visti soltanto oggi pomeriggio, ci siamo sentiti per telefono tante volte, ma quello che voi avete sentito questa sera è stato totalmente, totalmente improvvisato. Con lui ci siamo visti 18 anni fa, dove gli fu affidata la direzione musicale di un mio dramma musicale. Io facevo la regia, lui faceva la direzione musicale e faceva anche l'elaborazione di tutti i sound elettronici. Ma prima di allora, l'ultima volta che abbiamo fatto la musica insieme è stato 31 anni fa. Quindi la cosa alla quale avete assistito questa sera era veramente unica, perché ci siamo ritrovati insieme dopo veramente tanti anni. Certamente molto ha concorso la vostra attenzione, molto ha concorso la vostra partecipazione, perché guardate che quando si improvvisa, non si improvvisa da soli. Il musicista che in un certo senso sviluppa questo genere di antenne fa un po' da tramite anche con il pubblico. Quindi un po' è come se queste cose le aveste suonate voi. Questa gronda. Adesso ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso, ma non lo sto neanche a fare, per spiegare perché, per come, di questo che vi ho detto. Però è così. E la cartina al tornasole è quella che nel momento in cui si verifichi il fatto che non c'è un pubblico particolarmente ricettivo e presente, l'improvvisazione non viene. Se invece l'improvvisazione viene bene, è perché c'è questo. Quindi in un certo senso questa sera è come se anche voi aveste suonato insieme con noi. L'argomento è forte, l'argomento è... Molti di voi l'hanno vissuto in prima persona. Io spero soltanto che in qualche maniera Daniela ci abbia sentito questa sera e sia stata vicina a me ad Antonio. Fu un'esperienza bellissima quella del coro dell'Aquila, io ero un insegnante ventenne e Antonio e Giovanni Ieri furono i miei primi allievi in assoluto. Ragazzino io, ragazzino loro, ci dovevamo accantare e loro facevano miracoli perché impararono a memoria una messa di Palestrina, poi una messa di Libre, insomma erano bravi. Certamente non era bravo l'insegnante perché a 20 anni non è che se ne sapesse tante.
scusatemi se ho messo a conoscenza di queste cose personali, non lo faccio mai. Lo faccio perché l'ho fatto stasera perché mi sono sentito veramente a casa. Grazie. È difficile parlare dopo questa musica e queste parole, è quasi impossibile, però non posso star zitto, rimanere seduto, eccetera, se non questi due straordinari musicisti, docenti di improvvisazione al Conservatorio Verdi di Milano, docente di sassofono al Conservatorio di Perugia, quindi sono dei grandi musicisti. Ma questa sera ci hanno dato una lezione di musica, una lezione di vita, una lezione di morte. Anche quelle parole che hai detto dopo, Davide, ci hai inebriato di emozioni. La musica quando nasce dalle emozioni del terremoto di L'Aquila o da dalla morte di certe persone e passa però attraverso gli animi, come avete dimostrato stasera di avere gli animi, ma le capacità anche musicali non può non emozionare. E credetemi, io ho ascoltato che una serata emozionante, commovente, forte, come quella che ci avete regalato stasera, è difficile averla provata in altre occasioni e forse sarà difficile provarla in seguito, perché stasera veramente ci avete... sono parole, retorica, che bello, no, stasera veramente ci avete colpito dentro, nel cuore, con la vostra musica, con la vostra sensibilità, con la vostra bravura. E noi ricorderemo questa sera, io per primo, sempre, è difficile dimenticare una serata così. Voi, dall'altro dei vostri successi, della vostra professione, dei vostri impegni, forse la dimenticherete perché... di emozioni così ne vivrete sempre. Allora, per farvela ricordare, Laura vi lascia una piccola testimonianza, la mia pupilla del mio coro. Grazie. A proposito, voglio anche dire per dovere di cronaca che anche col suo coro gospel ci siamo incontrati diverse volte a San Genesio, e dico anche che il coro gospel di David ha regalato alla nostra associazione diversi tasti di quel pianoforte, perché non lo sapesse, quello è il pianoforte che la nostra associazione è riuscita lo scorso anno racimolando soldi di qua, soldi di là, donazioni di qua, donazioni di là, tutto però da amici musicisti, la musica di Sevifa per San Genesio, è riuscita a coronare il suo sogno di comprare un bel pianoforte da regalare alla nostra San Genesio, non per noi, non l'abbiamo comprato per noi. Abbiamo comprato per regalare a San Genesio, un'associazione musicale di San Genesio ha cercato di dare qualcosa a San Genesio. Poi purtroppo gli eventi, come stanno accadendo adesso, non sappiamo fino a quando il pianoforte sarà qua e fino a quando e quando entrerà in questo mitico auditorium. Però noi l'abbiamo fatto con il cuore. Non solo, ma adesso lo dico alle mie pupille, alle mie bambine, dal coro di Davide è già arrivata in qualche modo la richiesta di andare da loro. Quindi il prossimo anno una delle nostre tre trasferte sarà a casa di Davide. Grazie Davide. Grazie. E non posso non terminare intanto invitando questi due straordinari amici a salutarci in musica, se è possibile, a salutarci in musica. È un ultimo sforzo, un'ultima improvvisazione. È un ciao improvvisato, per questo lo dico. Però devo ricordare ai presenti le prossime tappe del concorso. Domani mattina alle 10:30 a San Tommaso una seconda fase. Domani pomeriggio alle 4:30 una conferenza di una musicologa di L'Aquila sulla musica a Roma della fine del Seicento.
a seguire la fase finale del nostro concorso di musica antica e domenica mattina, gran finale alle 10:30, con la proclamazione del gruppo dei gruppi vincitori con una loro esibizione e con la rituale consegna dei premi attestati. Grazie a tutti voi per essere venuti, ma soprattutto grazie a voi due. Devo dire anche che domani sera era in programma, domani mattina dovremo passare, Paola c'ha il compito di... Il concerto di domani sera, un altro bellissimo concerto, per motivi di forza maggiore è stato annullato. Quindi domani sera purtroppo non potremo trovarci qui ad ascoltare un altro concerto perché per motivi di forza maggiore è stato annullato. Mi hanno detto di comunicarlo e domani lo faremo attraverso altri mezzi. Grazie, scusate. Grande piacere stare con voi. Great pleasure.